Il meglio degli eventi sportivi. L'edizione 2022 del Trail del Monte Soglio ha tanta voglia di iniziare, lo si è capito ampiamente in occasione della presentazione ufficiale dell'evento, programmato per il 28 maggio, che vedrà Forno, ma non solo, al centro dell'attenzione del mondo sportivo a livello nazionale. Infatti la kermesse, organizzata dall'omonima associazione, quest'anno, per quanto concerne la corsa più lunga e impegnativa, ben 72 km con dislivello di 4.200 metri e tempo massimo fissato in 17 ore e mezza, assegnerà il titolo italiano di specialità. Dopo 2 anni di sosta forzata saranno tantissimi gli atleti che si presenteranno al via delle 3 prove, che ancora una volta saranno predisposte. Sono infatti al momento oltre 660 gli iscritti, a dimostrazione del successo e della bontà di questo evento, il quale col passare del tempo è stato capace di richiamare atleti e atlete da tutta Europa. Nel corso della presentazione avvenuta nelle sale dell'ex area Obert, la presenza di amministratori comunali, rappresentanti di associazioni e naturalmente di chi renderà il trail realtà, uno degli ideatori, ovvero Roberto Negri, ha snocciolato i numeri della manifestazione e presentato ogni singolo aspetto. Non mancheranno le novità, a iniziare da una percorrenza mutata rispetto al passato, con passaggi inediti e un programma studiato al fine di evitare, per quanto possibile, i classici temporali che in quota spesso disturbano la gara. In più da segnalare anche l'allestimento di un'iniziativa tutta riservata ai più piccoli. Si tratta del Boccia Trail, allestito in collaborazione con Chiara Boggio e Max Lacqua, 2 noti corridori canavesani che si sono messi a disposizione per dare vita a questa bella new entry. Il meglio degli eventi sportivi.